Attenzione, prego. Si avvertono i signori viaggiatori che il Trans Europe Express arriverà fra pochi minuti alla stazione centrale di Monaco. Ok. È tutto a posto. Signore, siamo arrivati. Si svegli. Signore, siamo arrivati. Salve, Stefano. Salve. Gli hanno sparato a bruciapelo con il silenziatore. Nessun bagaglio, nessun documento, niente nelle tasche. Sarà un lavoro duro, anche soltanto per identificarlo. Quest'uomo si chiama Kesmer, Hans Kesmer. Abita nella mia strada. Cosa? Scusa. Quante persone c'erano nello scompartimento? Oltre al morto c'erano 3 o 4 persone. La conduttrice se lo ricorda bene perché ha portato delle compresse per il mal di testa a una delle due signore. Accanto al finestrino c'erano due signore, le ricordo benissimo. Una era anziana e l'altra avrà avuto 30-35. E gli uomini, ricorda quanti erano? Gli uomini erano 2 o 3, credo. Ecco, qui ce n'era uno. Era un tipo... Ha avuto l'impressione che si conoscessero? Ah, non saprei dirglielo. Questo treno viene da Amburgo. Il morto era salito ad Amburgo? No, deve essere salito ad Hannover, se ricordo bene. Non lo sa con certezza? Con certezza no. E gli altri passeggeri? Gli altri? Dunque, le signore sono salite tutte e due ad Amburgo. E anche uno dei signori, un signore alto, distinto, portava gli occhiali. E quegli altri due? E quegli altri due, non so, saranno saliti ad Hannover probabilmente, ma potrebbero essere saliti a Würzburg, non potrei giurarlo. Cerchi di ricordarsene, signora, la cosa ci sarà di grande aiuto. Etterdin, ci vediamo più tardi. Non avete trovato nessun indizio? Neanche per sogno. Che strano. Uno sconosciuto morto e guarda caso tu lo conosci. Sì, è una strana coincidenza, davvero. Ma per le nostre indagini questo è un grosso vantaggio. L'assassino non può certo immaginare una cosa simile. Credi che tutti quelli dello scompartimento siano coinvolti? Certamente, si sono garantiti libertà d'azione occupando tutti i posti. Anche le donne, dunque? Sì, se fossero state minacciate la conduttrice avrebbe notato la loro emozione, immagino. Omicidio premeditato, dunque. Con quali moventi? Droga? Traffico d'armi? E Kesmer, anche lui nel giro? Può darsi. Non è che lo conoscessi fino a questo punto. Qualche volta ci incontravamo nel locale di Mario. Una volta io e lui ci siamo messi a fare una partita a scacchi. Era un giornalista, così almeno diceva lui. So solamente che era un tipo simpatico, assai divertente. Era aperto, cordiale. Faceva amicizia con tutti. Persino con me, figurati un po'. Poveraccio. E
Il signor Kessmer una volta mi disse: non faccia mai entrare nessuno in casa mia quando io non ci sono. Magari dicono di essere amici miei e non è vero. Era sempre molto, come dire, molto cauto, ecco. Quando venne qui, fece persino cambiare la serratura perché l'inquilino precedente avrebbe potuto entrare in casa. E se non le dispiace, mi fa vedere i suoi documenti. Ah, più che giusto. Prego. Ci apra la porta, per favore. Sì, sì. Hanno qualcosa in contrario, se rimango anch'io? No, no, si figuri. Ci farà compagnia, se non altro. Entrino pure. Porca miseriaccia! Ma qui sono venuti i ladri! Siamo arrivati troppo tardi. Devo avvertire subito la polizia. Non si disturbi, siamo noi la polizia. No, io dico quegli altri, quelli in uniforme. Ah. Lei non ha sentito dei passi, qualche rumore strano? No, io non ho sentito niente. Ah. Informo la scientifica e poi faccio interrogare tutti gli inquilini. Può darsi che ci sia chi ha sentito qualcosa o visto qualcuno. Ehi, guardala. Io direi... c'è in tutti gli appartamenti la cassaforte. La cassaforte? Sì. Deve essersela fatta costruire lui. Nel mio non c'è la cassaforte. È stato commesso un delitto, per questo siamo qui. Lei crede che il signor Kessmer... Appunto, vuole collaborare con noi? Sì, naturalmente. Allora non parli nemmeno con sua moglie di quello che ha visto e sentito qui. Almeno per 2 giorni, è molto importante. Posso fidarmi di lei? Certo. Farò in modo che lei riceva un bel premio, se riusciremo a risolvere il caso con il suo aiuto. Non dubiti che... Se invece lei chiacchiera e questa cosa si viene a sapere, farò in modo che se ne penta amaramente, chiaro? Non dubiti, ispettore. Bravo. Qui ci sono dei graffi. Può darsi che l'abbiano forzata. Hanno trovato la chiave dell'appartamento addosso a Kessmer, ma non quella della cassaforte. Non possono immaginare che il morto sia già stato identificato e che noi ora siamo qui. Dovrebbero sentirsi sicuri. Già, fino a che le indagini non prenderanno il verso giusto. E i giornali non pubblicheranno la fotografia del morto sconosciuto. Se torneranno qui lo faranno presto, hai ragione. Mani in alto. Faccia al muro. Ah, chi si rivede? Il mio vecchio amico Kaller. Come mai da queste parti? Un piede di porco. Sono metodi superati questi. Che programma avevi? Non ne ho la più pallida idea. Creda, signor Derrick. Dovevamo venire qui, aprire quella cassaforte, prelevarne il contenuto, andare poi alla stazione centrale e metterlo in una cassetta del deposito bagagli. La chiave. Pronto? Parlano, zio Fritz. Fate fagotto e venite via subito di lì. Che cosa dice? Sì. Parli più forte. Fate fagotto. Fate fagotto. Allora, dobbiamo restare ancora. Pronto? Sì, sì. Non riesco a capire, la voce è debole. Pazienza, caro. Ci sono molte interferenze. Richiami, per favore, io riaggancio. Speriamo che l'abbiano intercettata. Su, fate presto. Va bene. Pronto? Da dove chiamava? Ah, camera? Hanno chiamato dal Palace Hotel. Il numero di stanza? La conversazione è stata troppo breve. Sarebbe stato bello. Ci avrebbe risparmiato molti rompicapo. Dove l'hai conosciuto? Eh? Dove? Ecco, vediamo, un paio di giorni fa, forse. Deve essere stato... Sì, è stato proprio martedì scorso. Sì, martedì, me lo ricordo bene. Hanno bussato alla porta, era lui. Mi ha parlato subito, senza tanti preamboli. Io non lo conoscevo, ma lui mi conosceva bene. Benissimo, anzi. Digli quello che deve fare. Ma non Ehi, voleva senti, che io senti, venissi senti, di raccontare... Fatela vieni. Raccontare tu la storia. Senti, guarda un po'. Cosa? Li riconosci? No, io questi non l'ho mai visti. Ma dunque, Kaller... Kaller e il suo socio non conoscono i mandanti. Ci gioco la testa. Anch'io.
Quei due, a paragone dei loro mandanti, sono due persone oneste. È vero. Questo non è il solito delitto. Deve esserci qualcosa di grosso su basi internazionali. Droga, armi, spionaggio, il diavolo sa che cosa. Io ti domando, è di nostra competenza? Da quando faccio questo mestiere ho sempre avuto a che fare con individui anonimi. Anonime le vittime, anonimi gli assassini. Kessmer è la prima vittima che io abbia avuto occasione di conoscere prima, sia pure relativamente. Ricordo che una volta mi disse, stavamo facendo una partita a scacchi che come al solito io persi, mi disse, forse avrò bisogno del suo aiuto, Derrick. Sapeva che sono della polizia, forse gliel'avevo detto io o Mario, o... comunque lui lo sapeva. Io la interpretai come una battuta di spirito. Se lei vuol dire che potrebbe capitarle di passare con il rosso, sappia che questo non è di mia competenza, risposi. Non è passato con il rosso, ma è rimasto intrappolato in qualcosa che lui già temeva. E la cosa è di mia competenza. È una responsabilità morale che io non posso ignorare. Questo genere oggi ha un buon mercato. Indiscutibilmente era un uomo versatile. Oltre a dipingere, faceva il giornalista e lavorava come autotrasportatore presso la ditta Schenck Großküche per la consegna di prodotti alimentari. Tasse, assicurazioni, previdenza, tutto a posto. Era in vacanza, avrebbe ripreso il lavoro dopodomani. C'è qualche suo documento con fotografia? No. Mandiamo Berger a parlare con il capo della ditta. Anzi, no. È meglio non informarli per il momento. Facciamo finta di crederlo ancora vivo? Sì, finché non ne parleranno i giornali stiamo al gioco. Hai chiesto di non trasmettere la notizia? No, non ne ho avuto bisogno. Quando mi sono rivolto a Degenbach, lui mi ha risposto che era già stata bloccata. Piuttosto strano, no? Già. La busta dei documenti di Kessmer. C'è tutto, stipendi, gratifiche e trattenute. E i rendiconti della banca. 230.000. Niente male. Anche l'appartamento. Quanto ci vuole? Ancora 2 o 3 minuti al massimo. Che c'è lì? Ma per un giornalista la corrispondenza è piuttosto scarsa. Un paio di lettere del direttore di un giornale, il preventivo di una ditta di mobili, i conti della lavanderia, 4 lettere di amici o conoscenti e 3 ricevute per la vendita di quadri. Sono alte le bollette del telefono? Per un giornalista no, per un autotrasportatore sì. Beh, vado a controllare i cartellini delle interurbane. Bravo, quella è una cosa particolarmente interessante. Okay. Ho trovato un biglietto da visita tra colori e pennelli. Edward Allan Harris, Art Dealer Oil Painting, London, Evan Street 31. Fatti dare questo numero telefonico di Londra e telefona. Di che è la galleria Klein, che vuol parlare con Mr. Harris. Se vogliono assistere all'apertura. Vieni, Harry, andiamo a vedere. Pronto? Signorina, mi metta immediatamente in contatto con loro. Scoprendo che cosa cercavano gli assassini di Kessmer, troveremo la pista per inseguirli. Polizia criminale. E speriamo che non sia troppo lunga. Edward Allan. Ecco, signori. Harris, Evan Street 31. Qui 795-2893. Sì, aspetto. Pronto? Sì, grazie. Mr. Harris è in viaggio di affari a Monaco. È qui, al Palace Hotel. Chiedi di lui al banco, io aspetto qui. Grazie. Harris è qui. È arrivato direttamente da Londra. Quando è arrivato? Lo sai? Ieri mattina con l'aereo delle 10:40. E adesso dov'è? Domandiamo. Buongiorno. Buongiorno, cerco Mr. Harris. Sa dov'è? Là, a quel tavolo. Grazie. Molte grazie. Mi scusi, Mr. Harris?
Sì? Mi chiamo Derrick, della polizia criminale. Potrei parlarle? Si accomodi, signor Derrick. Piacere di conoscerla. In che cosa posso esservi utile? Lei conosce il signor Kesmer? Kesmer, sì, un Kesmer lo conosco. Scusi, permette che dia uno sguardo al suo passaporto? Certo. Lei è inglese? Sì. E come mai parla così bene il tedesco? Infatti, mia madre era tedesca di Hannover. E la sua professione? Sono mercante d'arte. Ho una galleria a Londra, una piccola galleria. E che rapporti ci sono tra lei, Mr. Harris, e il signor Kesmer? Oh, rapporti di affari. Il signor Kesmer mi ha offerto dei quadri, è un pittore naif, e io mi interesso appunto a questo genere. Quando ha avuto occasione di parlargli l'ultima volta? Una settimana fa, più o meno. L'ho chiamato da Londra per avvertirlo della mia venuta. Dovevamo incontrarci oggi per la prima volta. Ah, non lo conosceva personalmente? Non personalmente. Ci telefonavamo e ci siamo scambiati poi un paio di lettere. Non eravamo che ai primi contatti del nostro rapporto d'affari. Sì, ma scusi, perché lo chiede a me? Non poteva chiederlo a Kesmer? Kesmer purtroppo è partito per destinazione sconosciuta. Ah, lo sta cercando la polizia, a quanto pare. Qualcosa di molto grave? Beh, sì. Vede, signor Harris, sono scomparsi da una galleria alcuni quadri e noi temiamo che Kesmer abbia a che fare con la loro sparizione. Ah. E com'erano questi quadri? Sì, insomma, voglio dire, di che genere? Di che genere? Di stile naif? Di suo solamente tre paesaggi estivi e un paio di scene invernali. Non ci sa dire nient'altro di questo Kesmer? Purtroppo no. Posso riavere il passaporto? Prego. Beh, mi dispiace proprio di dover rinunciare a un pittore come Kesmer. I suoi quadri andavano bene, erano ben costruiti. Sì, è un peccato, anche a me piacciono molto. E quanto viene a costare uno dei suoi quadri? Oh, dipende dalla grandezza, dal soggetto, da tanti fattori. Diciamo che poteva già valere dai 500 ai 1500. Ora invece, con la polizia non di mezzo... Non si preoccupi, per ora è soltanto un'ipotesi, Mr. Harris. Grazie per le sue informazioni. Arrivederci. Arrivederci. Ah, scusi, se Kesmer dovesse ritelefonarmi, dove la posso raggiungere? Giusto. Eccole il mio numero di telefono. Arrivederla, Mr. Harris. No. Per favore, il conto. Sì. No, andiamo a casa. Sì, è stata veramente una bella serata. Benissimo. A me sembra sproporzionata questa faccenda dei quadri. Ti sembra che possano valere tanto? Oggi anche una scatola di conserva può essere quotata dai mercanti d'arte. E a che prezzi? Quello che mi meraviglia è che non ci abbia domandato come abbiamo fatto ad arrivare fino a lui. Non mi è parso molto sconvolto. È l'impassibilità inglese. Oppure si aspettava la nostra visita. Ti ho detto di prendere la direttore! Il secondo ufficio entrando a destra! Grazie! E dal 1 ottobre del 1975 ha fatto il trasportatore da Fabler. Permette? Prego. In lui ha mai notato qualcosa di particolare? Era un tipo nervoso, giocava, aveva debiti di gioco, riceveva o faceva molte telefonate abitualmente? O faceva altre cose fuori dalla norma? Kesmer? No, che io sappia. Anzi, era serio e faceva bene il suo lavoro. L'unica cosa strana in lui era che non aveva niente di strano. Domando scusa, dottor Schenck. Molte grazie, signora Bayer. Queste sono le società alle quali facciamo le consegne. Le ho fatto fare una fotocopia, tenga. Discrezione, però, mi raccomando. La concorrenza non dorme, lei mi capisce. Da qui partono prodotti alimentari in confezione. Caldi, freddi, a tutte le ore. Se le interessa posso farle vedere i reparti. Signor Schenck, nel cortile poco fa ho visto che uno dei suoi uomini, qui sul risvolto, aveva un documento con la fotografia. Esatto.
lo vuole un cliente. Per ragioni di sicurezza, lo stabilimento Belowerke. Belowerke? Alta tecnologia, capisce, vero? Mm-hmm. Spediamo laggiù ogni giorno regolarmente 2 camion, 820 pasti. Avrà qui le copie delle fotografie dei trasportatori. Naturalmente. Una è sul documento, l'altra nella cartella. Potrei vedere quella di Kesmer. Subito. Signora Bayer? Sì, prego. La cartella di Kesmer, per favore. Hans. Bene. Subito. Signor Schenk, lei prima, e di questo le sono molto grato, lei prima ha detto che ci aiuterà senza alcuna riserva, non è vero? Sì, ho detto così, esattamente. Ecco, sappia allora che su Kesmer lei non ci potrà più contare, purtroppo. Oh, scusi. Mi dispiace, signor Schenk, io però non riesco a trovarla. Che cosa non trova? La cartella del signor Kesmer, non riesco più a trovarla. Ma che cosa sta dicendo? Com'è possibile? E mi scusi, no? Sarà sicuramente fuori posto, signora. Deve trovarmela. Sì, sì. Scusi. Prego. Da quando la signora è sua segretaria? La signora Bayer? Saranno circa... Anzi, sono esattamente 15 anni. Assolutamente fidata. Assolutamente. Io non credo che la signora Bayer troverà la cartella che ci interessa. Signor Schenk, io vorrei potermi fidare di lei. Gliel'ho già detto. Lei si può fidare ciecamente. Bene. Allora, da domani mattina, al posto di Kesmer, lei avrà un nostro poliziotto. Belowerke Armamenti, 700 dipendenti. Si occupa anche di apparecchi per rilevamenti a raggi infrarossi e di ricerche termonucleari. Gli agenti di servizio si chiamano Schrem, Magold e Fenz. Dato il poco tempo a disposizione non ho potuto sapere altro. Mi rifarò vivo, passo. Grazie, passo e chiudo. Ma ce n'è per tutti i gusti. Non mi dire che abbiamo a che fare con un grosso caso di spionaggio. Pare di sì. Anche questo è di nostra competenza. Un uomo è stato assassinato, un uomo che io conoscevo personalmente, Harry. E io voglio l'omicida. Prego. Grazie. Grazie, Mario. Alla salute. 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 Dimmi un po', Mario. Tu pensi che Kesmer sia partito? Non so, non credo. Quando è stato qui l'ultima volta? Circa... 3 settimane fa. Si è presentato assieme a una ragazza che levati. Tu la conosci? No, la vedevo per la prima volta. Un momento, un momento. Mamma! Mamma! Che c'è? Dammi la fotografia che hanno fatto al tavolo 4. Tu sempre mentre sono in cucina mi domandi ste che cose. Che si sia offeso. Senti com'è arrabbiato. Non è arrabbiato, è il suo temperamento. Ma che peperoncini e peperoncini. Guarda in quel cassetto. Sì, forse è lì. Ah, hai visto? Brava, eh? Poi ti porti i peperoncini. Vabbè. Ecco, questo qui è Kesmer e quest'altra è la ragazza. Mario, di quando sono queste fotografie? Quando le hanno fatte, vuol dire? Sì. Saranno stati 3 o 4... No, esattamente 3 sabati or sono. Quel giorno Carlo ha offerto da bere a tutti perché era il suo compleanno. E Kesmer era venuto con quella ragazza che faceva faville. Peccato non sia venuto anche lei. Peccato davvero. Questa fotografia è stata chiaramente scattata di sorpresa, perché nelle altre 2 lei si nasconde dietro a Kesmer. O lui la copre di proposito. Già. È come se tutti e 2 non volessero che lei venisse fotografata. Signor Dauser, faccia fare un paio di ingrandimenti e ricavi da quelli i primi piani di Kesmer e della ragazza. Dunque, quelli che hanno sparato a Kesmer subito dopo hanno perquisito il suo appartamento, ma non hanno trovato niente. La cosa che cercano evidentemente è nella cassaforte, ma non la toccano. Noi invece troviamo la cassaforte vuota e graffiata. E questo credo che loro non lo sappiano ancora. Non pensi di informare il servizio segreto? Quale?
Quale dei tre? Il MAD dello spionaggio militare, il BFV dello spionaggio governativo o il BND del controspionaggio? Figurati un po'. Andremo a passare la nostra vita nelle loro anticamere senza poterne cavare un ragno dal buco, mio caro Harry. Quelli sono già informati di tutto, ci sono dentro fino al collo. Là non capiremo mai chi c'è dietro le quinte. Potrei esserci io, o tu, o vattela pesca. Beh, di te non ne risponderei, di me potrei negarlo tranquillamente. Ah, ho una gran nostalgia per un bel caso di omicidio chiaro, semplice, normale. Ambizione, odio, denaro, follia. Con questi presupposti uno almeno sa da che parte cominciare. Qui invece navighi nel buio profondo. Se le spie si eliminassero a vicenda sarebbe una vera pacchia. Non è una cosa per me questa. Appunto. Novità? Tutto tace. Telefono? Nessuna telefonata. Allora? Niente. Credo che ci osservino, tanto per cambiare. I signori del servizio segreto non me la danno a bere tanto facilmente. Giocano al gatto col topo. Fa parte delle loro regole e noi stiamo al gioco, secondo le nostre regole. Andate a casa, ragazzi, vi diamo il cambio noi. Dobbiamo restare qui. Ma io ho preso un impegno. Beh, allora vattene. Ma perché sei così aggressivo? È colpa nostra se non cavi un ragno dal buco. Tornate per il cambio alle 4. Tu va dove ti ho detto. Sì. Alle 7 precise mi presenterò, sì, all'ufficio di Shane. Mi raccomando, ciao. 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 Mi dispiace, ma purtroppo non posso più venire. Sì, mi rifaccio vivo io, ok. A domani. Scusami. Oh. È strano che ci siano così pochi quadri. Cosa? Anche se Kesmer non faceva soltanto questo mestiere, dovrebbero essercene molti di più, soprattutto perché l'acquirente è un famoso mercante d'arte, no? Già, questa è un'osservazione giustissima. Dipingeva soltanto per copertura, a quanto pare. Soltanto un paio di quadri per quello strano mercante d'arte che è Mr. Harris. Strano? Se non è strano quel tipo, dimmi tu chi è strano. Un momento. Un quadro, sia pure mediocre, ma un vero quadro. Senza tanta fantasia. Infatti è quello che stavo osservando. Guarda, lo stesso soggetto ripetuto con varianti di proporzione. Qui la donna, qui la stessa donna più in piccolo. Forse questo ha un significato segreto. O forse no. Io non ne voglio più sapere. Domattina vado su, prendo la pratica e la passo pari pari al piano di sopra. Perché non lo fai oggi? Buonasera, chi è lei? Che cosa fa qui? Le faccio la stessa domanda. Polizia criminale. Eh già, dovevo immaginarmelo. Ah sì? Che cosa? O ladri o poliziotti con un simile disordine. Eh già. I suoi documenti. Sì, prego. E adesso posso vedere i suoi? Prego. Andrea Forg. Signorina Andrea Forg? Sì. E lei perché è qui? Sono venuta a dare uno sguardo. Sono un'amica del signor Kesmer. È andato per un paio di giorni ad Amburgo e ha chiesto a me di sorvegliare la casa. Nel cuore della notte, con la luce spenta. È l'una e mezza passata. E con questo? Ognuno ha le sue abitudini. Dove vuole arrivare? È semplice. Lei è l'amica del signor Kesmer? Sì. Da molto? Sì. Lei è impiegata, vero? Sì, faccio la segretaria. Dove? Da Fabler & Company, Export-Import. Che cosa è accaduto? Se è accaduto qualcosa di grave, ditemelo. Forse Hans è stato... Noi sospettiamo che il signor Kesmer sia coinvolto in un giro di stupefacenti, prego. Hans Kesmer? Sì. È assurdo. Permette un momento. Una 635. È sua? Ho regolare porto d'armi.
prego. Se è il mio porto d'armi che vuole, ce l'ho a casa. Ah, vive pericolosamente. Una volta sono stata aggredita. Lei così... racconta un sacco di frottole. La cassaforte era vuota, completamente. Quale cassaforte? Questa. Non ne era a conoscenza, forse? No. Vuole parlare più chiaro? Lo farei con piacere, se non fossi convinto che lei ne sa molto più di me. Avrebbe intenzione di trattenermi? Mm? Trattenerla? Insomma, mi arresta. Ma come le salta in testa una cosa simile? Non ho motivo per arrestarla. Allora, posso andare? Mm? Ha la sua macchina giù? Sì. Prego, signorina. Ecco le chiavi della mia macchina. Ci vediamo domani. Per tornare prenderò un taxi. Mm-hmm. Che fa? Non viene? Ma allora mi arresta. No, no, voglio soltanto controllare il suo porto d'armi. Dove ha conosciuto Kesmer? A una mostra di pittura, impressionisti francesi. Vuole anche sapere quando? All'inizio di febbraio. Lei si interessa anche di pittura? Lo trova strano? Per carità. Mi spiega perché è sempre così aggressiva. Mi farebbe proprio ridere se non fosse una situazione così poco divertente. Si accomodi, prego. E questo? Di chi è? Di Kesmer? Sì. È un regalo che mi ha fatto dicendo... così forse non mi dimenticherai. Lo prende volentieri un whisky? Ah già. Dimenticavo il motivo della sua visita. È venuto per vedere il mio porto d'armi, non è vero? E forse anche per vedere la mia casa e come vivo. Prego. Grazie, tutto a posto. Credeva di scoprire una centrale per il traffico della droga in casa mia? No, no. Tutto è possibile, comunque. Ah. Può credere anche questo. Naturalmente controlleremo tutto quello che ci ha detto. È una regola del nostro mestiere, immagino che lo sappia. Non c'è nulla che io debba nascondere. Io penso che lei non sappia più neanche che cosa nascondere. Tanto è stanca di tutto. Lo si vede chiaramente dallo sforzo che sta facendo per non perdere il controllo dei suoi nervi. Ma finirà per crollare, ne sono sicuro. Si è fatto molto tardi, ispettore, se permette. Sì, sì. Non vuole che l'aiuti? Buonanotte. Buonanotte. Mi troverà uno di questi numeri, sia di giorno che di notte. In caso di necessità, mi chiami. Grazie. Grazie, già. Buonanotte. Per favore, la stanza 102. Mister Harris? Ti ho detto di prendere gli altri! Oh, ehi, Mo! Mo! Vieni qua! Facciamo le presentazioni. Il signor Berger e il signor Mo. Adesso a voi due. Prendo servizio al posto di Kesmer, mi chiamo Franz. Kesmer non viene più? Kesmer per il momento non viene più. Sì, questa me l'aspettavo. È abbastanza normale che si facciano dei cambi, in un'azienda come la nostra soprattutto. Non sembra anche a voi? Scusate, prego. E allora? Vuoi cominciare subito? Andiamo a fare una consegna.
Ciao. Ciao. Che cosa si mangia oggi? Legumi, polpette e patate fritte. Meno male. Lo so che ti piace. Questo è il mio nuovo collega Franz Berg. Piacere. Piacere. Vado ad aprire. Che cosa stai cercando? Cerco di capire dov'è il gabinetto. Attraverso lo spaccio in fondo al corridoio a sinistra. Ma non farti beccare perché è proibito per noi. Va bene. Sei riuscito almeno a sapere con quale nome è conosciuta? No, non mi è stato possibile. Questo morno mi molla un momento, mi tiene sempre d'occhio. Probabilmente anche lui appartiene... A chi? Beh, anche se gli agenti segreti portassero scritto in fronte chi sono, resterebbe sempre da scoprire da che parte stanno. Ed è qui che ti voglio. Comunque un Andrea Forg non è conosciuta alla Bella Uverche. Questa è cosa sicura. Va bene. Adesso vado da quello sbruffone di Dagenhardt e gli sbatto la pratica sul tavolo. C'è ancora un po' di caffè? Ti scaldi sempre parlando di quella donna, quell'Andrea Forg. Ah, forse ho bisogno di riposarmi un po'. Perché non mi prendo una bella vacanza? Ho ancora diritto a 14 giorni dell'anno scorso. Vacci assieme alla Forg per scoprire il vero nome. Un momento. Ecco perché può lavorare contemporaneamente in due società. Alla Fabler & Company e alla Bella Uverche. Certamente. Riguardiamo un po' la scheda personale di Kessmer che abbiamo avuto da Schenck. Ecco qua. Kessmer dal giugno 72 al maggio 75 è stato impiegato alla Reitberg di Colonia e dal 1 ottobre del 75 al 31 gennaio del 76 alla Fabler & Company. Ho saputo che quella è una società di copertura. In realtà si tratta di un servizio segreto, ma vatte la pesca quale tra i tanti. Ma come? Fai una scoperta simile e non dici niente a noi altri. Che cos'è? Un tuo caso privato? E anche quell'Andrea del diavolo è diventata un tuo caso privato? Scusa, Simon. Andrea Forg non ignora che Kessmer è morto. Lo sa dal primo minuto e se non ne ha parlato e non ne parla è per paura. Allora fermiamola e vedrai come si risolve tutto in 4 e 48. No. Ancora no. Allora la responsabilità te la prendi tu solo. Tutto a posto, signor Derrick. Ecco, questo è il suo permesso. Lo deve tenere bene in vista. Vada, lo stanno aspettando. Grazie. Il signor Derrick è arrivato. Lei vuole indagare su un delitto, questo l'abbiamo capito. Io invece non capisco una cosa. Perché lei sia venuto qui da noi? Perché... Un momento, signor Fentz. Loro sono i signori del servizio di sicurezza qui. E questo è un dato di fatto. Qua dentro è tutto segreto e anche questo posso capirlo. Io però devo indagare su un delitto. E aspetto che lei mi aiuti, altrimenti faccio un tale casino da far dimenticare alla gente persino il campionato di calcio. E adesso continui pure, prego. Noi vogliamo soprattutto discrezione. Sì. Dipenderà da voi, appunto. A Kessmer era consentito, come a tutti gli altri, di entrare liberamente nel locale cucine. E una volta entrati nelle cucine si riesce facilmente a raggiungere il refettorio lì accanto.
e da lì poi si può raggiungere il corridoio. Lei come lo sa questo? È semplice. Dormiamo molto poco noi. Nel suo settore evidentemente c'è una falla, signor Fence. Provvederò immediatamente. Kesmer poteva... È solo un'ipotesi, naturalmente. Si poteva incontrare nella toilette con un uomo o con una donna, in modo... No, con una donna non credo, ma con un uomo poteva benissimo incontrarsi e scambiarsi, che ne so, informazioni, microfilm, cose per le quali poi Kesmer sarebbe stato ucciso. Eh? Spionaggio. Ma... può anche darsi. Il signor Schrem, il signor Fence e io siamo dispostissimi ad agevolare il suo compito, senza riserve, naturalmente. Prima però devo informarne la direzione. Quando? Cercherò di farlo subito, magari domani stesso. D'accordo, domani. Molto bene. Questa signora è certamente impiegata qui da voi. Chi è? Questa è la segretaria del dottor Kron, la signorina Gottwald. Posso chiederle come ha avuto questa fotografia? Come no, me lo chieda pure. Io però non glielo dico. Non avevo l'intenzione di spaventarla. Dunque, lei sa? Qualcosa, ma non tutto. Lei invece può spiegarmi tutto. Non qui. La prego, non qui. Lei ha paura, Andrea. E io non voglio che lei continui ad avere tanta paura. La prego. Beh, cosa vuole da noi? Ma è strana questa cosa. La richiamerò io, signor Fence. Stanza 218 è al secondo piano, proprio sopra di noi. Grazie, è molto gentile. Buongiorno. Arrivederci. Buongiorno. Si era sbagliato di un piano. Se mi cercano, dica per favore che sono andata allo sviluppo dal dottor Roche. Tornerò presto. Sono Anton. Poco fa è stato qui. Sì. Molte grazie. Arrivederla, signor Buongiorno. Derrick. Sì. Ok. Devi andare dal capo. Sì, avanti.
Questo è l'ispettore Derrick. I signori sono... Non importa, ci conosciamo già. Buonasera, Mr. Harris. Buonasera, signor Moore. Come va? Moore è il suo vero nome? No. E anche il riservato al signor Schreme della partita. Mr. Harris appartiene al servizio segreto. E il signor Moore? A uno qualunque degli altri servizi segreti, come Schreme. Al servizio segreto militare. E Kesmer? Come me. Lavoravamo insieme. Sapremo presto chi ha ucciso Kesmer. E il perché. Caro collega, vede, il motivo per cui l'ho fatta venire qui è che questi signori ci hanno chiesto di interrompere le nostre indagini per un po' di tempo. Come? Interrompere le indagini? È un caso di omicidio, signori. Mi spiego? Capisco. Già, lei si riferisce al codice di procedura. Noi sappiamo bene di non poter fermare le vostre indagini. Però potete sempre farmi ammazzare, come Kesmer. Ah, no, 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 no. È stata la parte avversaria. Scherzi a parte, abbiamo chiesto al suo capo che lei interrompa, che ritardi, cioè, non so, non per molto, per 2 o 3 giorni le sue indagini. Noi siamo sul punto di risolvere un caso molto, molto complicato. E da quando è intervenuto lei, mi scusi, sa, e ha cominciato a ficcare il suo naso nelle nostre faccende, creando complicazioni di ogni genere, ci ha messo davvero nei guai. Derrick, la sua serietà professionale non... Non ho nessuna intenzione di scherzare, Mr. Harris. La capisco, Derrick. Ma se lei sapesse tutto... Benissimo. Sto aspettando che mi raccontiate tutto. Fra un paio di giorni farò anche questo. Le racconterò tutto, magari cominciando da Adamo ed Eva. Ma accidenti, non sia così ostinato. Cerchi di ragionare, di capire. E dica a quel Berger di non comportarsi come un principiante. Si vede lontano un miglio che un poliziotto. Un paio di giorni soltanto, Derrick. E tutto sarà chiarito. E se non sarà chiarito nulla? Signor Digener, non capisco. In fondo lei ha già dato il suo benestare a che l'ispettore Derrick interrompa l'inchiesta per un paio di giorni. Sì, è vero, ma non in modo definitivo. La cosa non è poi tanto semplice. Interromperà per 2 giorni? Io farò semplicemente ciò che il mio capo si aspetta che io faccia. Il mio dovere. In quanto alla segretaria del dottor Crone... Cosa? Quale segretaria? Errore. Mi scusi. Buonasera. In questo momento lei è la persona al mondo che io vedo più volentieri. Ma se dovessero scoprirci insieme, non mi rimarrebbe molto da vivere. La sorveglio io. Di lei rispondo personalmente io. Io l'ammiro e la temo, Derrick. Dove passa lei crea un tale scompiglio. Il signor Moore e Mr. Harris hanno detto la stessa cosa. Sono suoi colleghi, non è vero? E anche un tale Schrem. Sì, loro però non lo sanno. Lo sa Mr. Harris soltanto, perché sono in contatto solo con lui. Lei per chi lavora, Andrea? Lavora per la concorrenza? Può anche essere. Risponda seriamente, la prego. Dalla parte giusta, questo è l'importante, non oh, è vero? Sì, molto importante. Non è facile tenere divise le due parti, però, secondo lei, mi dica, qual è la parte giusta? La nostra parte. Io e Kesmer siamo stati avvicinati da questo dottor Crone. Sapevamo che era una spia straniera. Kesmer era riuscito a riscuotere una tale fiducia da diventare il corriere di Crone. E Moore? Lui credo che dovesse sorvegliare Kesmer. Perché? A qualcuno era venuto il sospetto che Kesmer potesse a questo punto... Fare il doppio gioco, sì. Vero? Come mai allora non avete eliminato questo dottor Crone? Crone è soltanto un pesce piccolo. Noi vogliamo scoprire il committente, l'uomo che è dietro a tutto questo. Per adesso sappiamo che si chiama Olaf. Solamente questo. E quando Kesmer avesse scoperto chi fosse Olaf, avrebbe dovuto ucciderlo? Questo era il programma. Può anche essere lei, Olaf. Tutto è possibile, del resto.
No, non tutto è possibile, purtroppo. Non tutto. Posso offrirle un whisky? Mm-hmm. Basta che quella donna agiti la mano. Ma che dico la mano? Il mignolo, così, e ti incanta come e vuoi. E tu che non ti incanti, invece? No, beh, io volo sempre sulla colla, ma non mi invischio mai. Infatti, per me l'indagine è conclusa. Dunque, dalla nostra parte ci sono questi. Kesmer, Moore, Harris, Schrem e l'avvenente Andrea. Dammi quelle altre adesso. Il dottor Kron... No, Olaf. Il dottor Kron e questo è Olaf. Il quadro ora è completo. Dunque, Kesmer riesce a passare dall'altra parte come corriere del dottor Kron. Anche Andrea come sua segretaria. Moore passa di là anche lui per sorvegliare Kesmer. Di Andrea lui però non sa niente. Ok. Kesmer cerca Olaf. La pista porta in Inghilterra. In Inghilterra Kesmer si mette in contatto con Harris, che fa parte del servizio segreto. Al ritorno Kesmer scopre chi è Olaf e così lo fanno fuori. Ma nel suo appartamento ha nascosto un documento con la soluzione del mistero. Un documento cercato da molti. Nel suo appartamento. Qui sta il tuo errore. Dove scappi adesso? Ad arrestare Olaf. È successo qualcosa? Posso entrare? Prego. Ecco qua dov'è Olaf, in questo quadro. Per favore, si vesta, deve venire con me. Hai intenzione di arrestarmi? No, voglio arrestare Olaf. Ha usato una vernice speciale. Una vernice visibile soltanto se lo strato di pittura è attraversato da raggi infrarossi. Adesso sappiamo chi ha fatto ammazzare Kesmer. Buonasera. Vi ringrazio di aver accettato il mio appuntamento, sebbene sia molto tardi. Ma ho un grazioso regalo per lei. Olaf. Questa è la fotografia ai raggi infrarossi. Si legge chiaramente il nome. Mr. Harris, l'accusa di aver fatto uccidere Kesmer perché aveva scoperto che lei è Olaf e faceva il doppio gioco. Io l'arresto per omicidio. Diremo all'albergo che è dovuto partire improvvisamente per un lungo viaggio. Ci segua, prego. Harris è uno dei nostri migliori agenti. State tranquilli, tra 20 anni ve lo restituirò, se vi interessa ancora.
Uno scotch doppio, senza ghiaccio, senza acqua e senza soda. Se non vorrà accompagnarmi lei, prenderò un taxi per tornare. Io parto domattina presto per Israele. Per servizio? Un paio di settimane di vacanza. È una vacanza meritata, lo deve ammettere. Certamente. Io credo che Mr. Harris sia rimasto deluso sul suo conto, non lo pensa anche lei? Grazie. Io ho ancora 14 giorni di ferie. Scusi. È tardi, devo andare. È un suo grande amore? Già, è troppo bello per essere vero. Donne come lei non vanno mai in vacanza da sole. L'anno prossimo andrò a Creta, da sola. Addio, Stefan. E grazie. Scusi? Che c'è? La signora non ha pagato. Chi? Ah, sì. L'anno venturo, ha detto. Già. L'ho invitata io, infatti.